Dopo oltre 10 ore di volo, questa mattina è atterrato al Marconi il primo volo diretto dalla Cina. A bordo 240 passeggeri che hanno viaggiato da Shenyang con Blue Panorama Airlines. È una nuova destinazione che è a servizio di tutto il paese. Sono 2 settimane di permanenza di questi nuovi turisti che il primo giorno e l'ultimo giorno si fermeranno a Bologna, ma ci piace poter essere una possibile nuova destinazione, porta d'accesso, come si usa dire, dell'intero paese. Un successo direi di tutto il nostro staff commerciale, della società aeroportuale, insieme a chi ci ha creduto, cioè le istituzioni, il comune e la regione, ma soprattutto un grazie a Blue Panorama perché non vi fosse l'artefice della trasferta. Oggi sarebbe difficile parlare di questa fase sperimentale charter, ma che per quanto ci riguarda mira a un consolidamento di linea con quel paese. Sono anni che lavoriamo sulla Cina e in particolar modo questa operazione ha richiesto quasi 2 anni di preparazione, quindi sono molto contento. Il nostro obiettivo evidentemente è avere sempre più collegamenti con la Cina, collegamenti di linea non appena i governi italiano e cinese apriranno i bilaterali e quindi potremo anche noi giocarci la partita dei voli di linea, mi auguro molto presto. È l'inizio di un'idea dell'aeroporto di Bologna, dell'aeroporto Marconi, come porta d'accesso dalla destinazione turistica cinese in Italia. Destinazione Bologna diventa da oggi in poi il luogo prescelto per venire a visitare il nostro paese. Un volo molto importante per un punto di svolta, diciamo, dell'aeroporto Marconi, ma non solo dell'aeroporto Marconi, più in generale del territorio della regione Emilia-Romagna e di Bologna in particolare. Questa è una grande opportunità di competitività del territorio e anche di sviluppo turistico. Ancora una volta, insomma, l'aeroporto Marconi traina quello che è un, diciamo così, un plus della nostra regione, cioè la propensione al turismo e ovviamente anche la qualità del turismo. Questa è un'operazione importantissima per noi per far conoscere la destinazione Bologna in un mercato veramente importante. È un'operazione di sistema che abbiamo realizzato assieme all'aeroporto, naturalmente, alla città, a Welcome Chinese. Bologna Welcome ha collaborato col tour operator Phoenix per quanto riguarda i servizi a terra, quindi le visite guidate, il tour di fico e la ricettività. Abbiamo quindi fatto accordi con gli alberghi locali per poter dare soddisfazione ai turisti cinesi. Siamo molto, molto, molto orgogliosi e felici di questo volo inaugurale dalla Cina, da Shenyang. Insieme all'aeroporto e al comune abbiamo lavorato dallo scorso anno per raggiungere l'obiettivo oggi, con il primo volo arrivato in anticipo e pieno. Diciamo che è stato un lavoro di squadra importantissimo, noi abbiamo avuto l'onore e l'onere di coordinare un po' le manovre in Cina, però è stato molto importante ed è molto importante continuare a lavorare per portare ancora altri progetti e nuovi step in questa regione che è straordinaria e che è l'Emilia-Romagna.